Buonasera a tutte, a Mazal Tov, perché stasera sono un po' di persone che hanno il loro compleanno questa sera, quindi auguriamo Mazal Tov e che possano avere tantissime Yeshuot molto presto, ma la Tzedakah, che le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore e che possiamo avere veramente tante Yeshuot con la Gheula Shlemah. Allora, come dicevo prima di cominciare la registrazione, ogni volta che facciamo le chiacchiere, Bereshit Hapratit, sono molto molto legata a quello che è il tema del Tanya di oggi. E noi studiamo il Tanya del 16 di Sivan. Stasera siamo entrati nel 17, ma noi studiamo sempre la porzione della giornata. Ed è il capitolo 5, capitolo Hei, di Shari Yehud Ve'emunah. Yehud Ve'emunah si intende l'unione con la Kadosh Baruch Hu, perché a questo punto abbiamo studiato chi siamo, come siamo fatti, come sono i nostri umori, abbiamo parlato di come è la nostra anche struttura emozionale in tutta la prima parte. E adesso stiamo parlando veramente dei mondi spirituali. Per quanto per noi persone finite è difficile capire veramente, cogliere veramente l'infinito di HaKadosh Baruch Hu, ad ogni modo. E l'Admura Zaken ce lo spiega in parole molto, molto, tra virgolette, semplici per avvicinarsi quanto possibile a una comprensione. E ci spiega proprio la struttura di tutto il mondo spirituale, proprio per avere un'unione e per rinforzare anche quindi anche la nostra immunità, il nostro bitachon, e avvicinarsi e rinforzare quello che abbiamo detto, che è il famoso amore per Hashem e timore per Hashem. Quindi nel capitolo 5 inizia spiegandoci che l'attributo di Gevurah, quindi la ristrettezza, la limitazione, tutto quello che ha a che fare con il concetto di Gevurah, che quindi limitazione, controllo anche volendo, che è legato alla parte sinistra del nostro corpo. E la capacità di Hashem, quindi parliamo della Gvura di Hashem e della sua capacità di fare Tzimtzum. Che cosa vuol dire Tzimtzum? È un concetto che ha spiegato la Rizal, che Hashem ha creato questo mondo facendo Tzimtzum, quindi ristringendosi. Allora, è chiaro che è un termine che è per noi per spiegare, perché HaKadosh Baruch Hu è tutto, però ci serve per capire come facciamo noi in questo mondo materiale a considerarci noi, avere una nostra indipendenza, una nostra identità, quando è tutto a Kadosh Baruch Hu e non annullarci dentro a Kadosh Baruch Hu. Quindi il testo comincia spiegando che l'attributo di Gvura e la sua capacità di Tzimtzum, quindi di Hashem di restringersi, quindi di apparire velato, benché Hashem che crea tutto ed è da energia tutto ed è tutto. L'altra Rebbe ci spiega in questo capitolo che è un'illusione, quindi il fatto che noi abbiamo un'illusione di essere io è una percezione che noi abbiamo, ma non è la verità, perché è la verità che è tutto a Kadosh Baruch Hu. E fa sì che noi abbiamo non siamo coscienti in qualche modo, in modo apparente o evidente, della forza divina che continuamente crea questo mondo in permanenza, no? Abbiamo parlato del fatto che Hashem parla e crea questo mondo continuamente e ogni istante Hashem continua attraverso le 22 lettere dell'alfabeto ebraico che contengono, diciamo, queste energie creatrici e che deriva la loro energia dai famosi 10 mamarim che noi leggiamo in Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashemayim Ve'et Ha'aretz, eccetera, eccetera, eccetera. Questo concetto di Gevurah, quindi di ristrettezza, di severità, è molto chiaro giusto appunto all'inizio del testo di Bereshit, perché dice Bereshit bara Elohim. Quando noi utilizziamo il termine Elohim e non Havaye, Yud-Kei, Vav-Kei, è quando si denota un Hashem di Gevurah, ed è l'Hashem di questo mondo materiale, anche l'Hashem di, chiamiamo così, di madre natura, tra virgolette. E quindi è già nella creazione, quando la Torah ci dice Bereshit bara Elohim, Elohim si capisce che è un Hashem di Gvura, di limitatezza. Ed è una Berachah che questo mondo sia stato creato con Gvura, adesso lo capiremo meglio.
metto in muto, ok? E dopodiché, quindi questo concetto, il fatto che Hashem fa un tzimtzum, fa un restringimento, fa sì che in questo mondo materiale noi abbiamo la capacità di avere la nostra individualità, appunto di dire io faccio, io sono, io decido, eccetera, eccetera. E quindi adesso va avanti, comincia la spiegazione, quindi questo capitolo che non è semplice, la Gemara Zaken ci spiega che Akadosh Baruch Hu ha cominciato a creare il mondo con la midah di Din, con la midah di Gvura, e dopodiché ha deciso, si è reso conto, è chiaro che non è che si rende conto, quindi c'è un processo di creazione del mondo, in cui era necessario creare il mondo con Gvura, perché solo attraverso la Gvura, solo attraverso il restringimento di Akadosh Baruch Hu, che Biachol, tra virgolette, poteva dare vita a un mondo che si sente indipendente, o che comunque si sente senza essere completamente annullato da Kadosh Baruch Hu, ma la midah di Gevurah non era, quindi la midah Din non era sufficiente per tenere in vita questo mondo. E quindi Kadosh Baruch Hu ci ha aggiunto il piedistallo di supporto che è Rachamim, la misericordia. E sembrerebbe a noi di pensare che Hashem parliamo di Gvura e di Rachamim, come per dire di bene e di male e di misericordia. Non stiamo parlando di questo, è un livello ancora più alto. E ci spiega la Gemara Zaken in questo capitolo che noi umani, con il nostro intelletto umano, non possiamo cogliere esattamente di cosa stiamo parlando quando parliamo di Chesed e di Gvura nel mondo della Tzilut, nel mondo superiore, quando c'è proprio l'emanazione di Hashem. È qualcosa che va al di là della capacità intellettuale, perché proprio è nel mondo dell'emanazione. Il mondo dell'emanazione, dell'Azilut, è in cui tutto è un insieme, in cui gli opposti sono insieme, si sovrappongono. È come dire, un punto da cui nasce tutto, ma a quel punto tutti gli opposti coincidono, compreso la Gvura e Chesed e Gvura. Quindi per noi non è facile capire di cosa stiamo parlando, ma cerco in questo momento di spiegarlo in modo un pochino semplice, così come l'ho capito io. Quando parliamo di Gevurah, se il mondo non avesse, immaginiamo la cascata del Niagara, se la cascata del Niagara non avesse delle dighe e io volessi dell'energia elettrica a casa mia e mi arriva tutta la cascata del Niagara mi inonda, mi distrugge la casa e non c'è più niente, nessuno. Quindi in modo da beneficiare dell'energia che è stata creata da una cascata gigantesca, ho bisogno di mettere delle dighe, tante dighe molto forti, sempre più grandi, grandi molto vicine, sempre più piccole, in modo da contenere questa forza enorme e convogliarla in quello che è una centrale elettrica, che poi con un filino mi arriva l'elettricità in casa e io ne posso beneficiare. Stesso discorso se io voglio l'acqua in casa, se voglio, ho ricevuto tutta l'acqua del Niagara, mi distrugge. Se io invece voglio un pochino d'acqua nel rubinetto, ho bisogno di fare dei canali piccolini, grandi, poi sempre più piccoli, in modo che da arrivare a avere dei conduttori di acqua e un rubinetto che si apre e che si chiude in quantità limitata. Quindi questo concetto di Gvura in realtà ha dentro di sé, scusate il gioco di parole, tantissimo bene. Perché solo il fatto che Akadosh Baruch Hu decide di, tra virgolette, limitarsi, è un atto di amore gigantesco per far sì che l'altro ci sia. Il fatto che io faccio un passo indietro, no? Noi facciamo un passo indietro per lasciare spazio all'altro. Forse è uno dei gesti di grandissimo amore e di grandissima tolleranza nei confronti degli altri. Quindi Akadosh Baruch Hu è kaviahol, come se, mi scuso della terminologia, si fa un passo indietro, un restringimento, in modo da dare vita a questo mondo. Perché solo in questo mondo in cui la presenza di Kadosh Baruch Hu è nascosta, noi possiamo avere una nostra identità, noi possiamo dire io penso, io sono, io esisto, no? Il famoso io sono perché penso, molto di più di questo, e avere anche noi ebrei il libero arbitrio e quindi poter fare le mitzvot, che sono la
Anche lì il sinsum della volontà, cioè l'essenza della volontà di Hashem in questo mondo materiale. Quindi attraverso le mitzvot in questo mondo materiale io faccio esattamente la volontà di Hashem che rappresenta dei mondi spirituali giganteschi. Però in questo mondo si tratta di piccole azioni, concentrate in alcune cose legate alla materialità. Come dicevano prima, la materialità è fondamentale, quindi noi possiamo fare la mitzvah di coltivare la terra in Eretz Israel perché lavoriamo la terra. Noi possiamo fare la mitzvah di Tefillin perché prendiamo la pergamena è animale. Stessa cosa per le mezuzot, per il Tefillin e per il Sefer Torah, eccetera, eccetera. Quindi tutto legato alla materialità, ma che viene elevata a spiritualità. Quindi, perché Kadosh Baruch Hu quindi aiuta il creato dando anche la Midat e il Brachamim? Perché se avessimo solo avuto la Midat di Vura in questo mondo, quindi totale invisibilità della presenza divina in questo mondo, perché Hashem si è proprio messo chiamo così, una specie di muro virtuale, una specie di diga gigantesca, parliamo di infiniti, infiniti, infiniti mondi, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse. Se dalla Terra alla Luna possiamo stimare che sono 500 anni di cammino, quanto può essere il passaggio da un mondo spirituale all'altro? E quindi parliamo di un zinzun che sono dei passaggi infiniti, per questo il feto ci mette 9 mesi a nascere, perché la sua Neshama prende tempo a scendere da mondo a mondo, fino ad arrivare in questo mondo materiale. La Neshama ha bisogno, e si dice che la Neshama della Gmura Zaken, che era una Neshama nuova, ha preso 2 anni per scendere, che ci mette ancora di più. Cioè, anche la Neshama ha un processo di gestazione che deve scendere in questo mondo materiale. A cosa mi serve il Rachamim in questo mondo materiale? A vedere un pochino di Elokut, un pochino di Hashem in questo mondo, perché sennò è completamente nascosto. Ed è troppo difficile, non è sostenibile. E in questo capitolo che poi andiamo a leggere, la Gemara Zaken ci spiega quali sono i modi in cui Hashem si rivela in questo mondo attraverso i tzadikim, perché proprio per questo quando noi guardiamo un tzadik, per questo c'è anche il fatto di avere la fotografia di un tzadik in casa, l'etchaber im tzadik, avvicinarsi al tzadik, perché attraverso il tzadik Hashem si rivela, e attraverso i miracoli della Torah. Quindi studiare Torah ci fa riconnettere con Hashem in questo mondo materiale. Altrimenti Hashem ufficialmente è natura. Andiamo a vedere uno spettacolo stupendo dell'aurora, non so, al Polo Nord, mozzafiato, però dobbiamo ricordarci che è Kadosh Baruch Hu, e quindi se noi rimaniamo, possiamo essere completamente innamorati della natura senza però cogliere la presenza divina che è tutto, non solo che energizza tutto, ma che è tutto, continuamente. Non è che Hashem ha creato il mondo e poi fa altro e questo mondo va avanti. No, Hashem continuamente crea il mondo, c'è una continua Hashgachat Pratit perfetta in questo mondo, perché Hashem continua a creare questo mondo. E noi possiamo influenzare il mondo successivo, perché in ogni momento in cui io mi comporto in determinato modo adesso, fa parte del mio mondo, del mondo successivo. Quindi il Rachamim che Hashem ci dà, dando, stavo riprendendo gli appunti, dandoci implementando anche Rachamim nella creazione del mondo, è perché ci sia una scintilla di santità visibile in questo mondo materiale che ci possa collegare con HaKadosh Baruch Hu. Per questo quando noi ci colleghiamo ai tzadikim, noi vediamo per in modo molto evidente la presenza di HaKadosh Baruch Hu, ed è per questo che noi, tra virgolette, ci innamoriamo del tzadik, no? Perché, e non lo vogliamo lasciare andare, perché veramente ci sentiamo la presenza divina. Perché il tzaddik è capace a farlo, o è espressione divina in questo mondo, perché ha fatto completamente annullamento di se stesso, o perché l'ha fatto lui, o perché ci è arrivato, comunque nato con una tendenza a essere tzaddik.
fare un annullamento nei confronti della volontà di Akash Baruch Hu, e quindi Akash Baruch Hu lo riempie, no? Il famoso anche il Navi, comunque il tzadikim, il fatto di potersi, il fatto che per poter avere Akash Baruch Hu bisogna annullarsi e non riempirsi. Questo non vuol dire essere intellettualmente super presenti, intelligenti, capaci, che ci siamo, però non è una questione intellettuale, ma una questione di lasciare spazio alla volontà di Hashem. Quindi cominciamo, stasera studiamo tutto il capitolo 5, un capitolo piccolino, ma molto complesso. Vihine alze amru rabotino zelachon livracha, e questo dicono i nostri maestri, bitchila alla bemachshava libero et olam bemidata din. All'inizio Hashem pensava, aveva pensato, è chiaro che anche detto questo pensare di Hashem, chissà quante spiegazioni ci sono, livro et olam, di creare questo mondo con la midata din, con la midà del giudizio. Perché? Perché la midà del gvura, del restringimento, del limite. Se Hashem non si limita, noi siamo invasi dalla totalità di Akash Baruch Hu, quindi noi non possiamo esserci. Sappiamo che, ad esempio, quando c'è stato Hashem si è rivelato dicendo i primi due comandamenti, tutte le neshamot, gli ebrei continuavano a morire e a essere risuscitati, perché la Neshama usciva subito e voleva riconnettersi con HaKadosh Baruch Hu. Tanta era la rivelazione in questo mondo materiale. E poi gli ebrei hanno detto: ok, noi non ci riusciamo a tenere la Neshama nel corpo con tanta rivelazione. Moshe, intercedi tu, quindi intercede il Tzadik, che incorpora la presenza divina in questo mondo materiale. Quindi troppa Elokut non siamo capaci a contenerla. Quindi anche il mondo con troppo Elokut, con solo Chesed di Hashem, no? Con tanta bontà di Hashem che si sparge da tutte le parti, è chiaro che non si riesce ad avere un mondo di delimitazione, perché è tutto Hashem. Rashi no la mitkayem. E Hashem ha visto che il mondo non poteva durare, non poteva sussistere. Shitef bo midat rachamim, ha unito la midat rachamim. Quindi l'attributo di giustizia, che è fondamentale nella creazione del mondo, è per darci, è un atto di bontà in realtà, per darci a noi il nostro spazio vitale, tra virgolette. E quindi possiamo avere un'esistenza indipendente, tanto da dire: devo cercare Hashem, non è evidente, lo devo cercare dentro di me, nella mia Neshama Elokit, tutto nella mia. E quanto più lo scopri nella tua Neshama Elokit, quanto più la Neshama Elokit riesci a parlare, riesci a brillare, poi senti che anche il tuo corpo e anche il tuo intelletto, ma soprattutto anche il corpo, è Kadosh. E poi arriviamo a studiare la parasha, che Hashem dice Atem Kedoshim Ki Kadosh Ani. Allora lì cominciamo a capire di cosa stiamo parlando. Quindi, e allo stesso modo, Hashem non può completamente essere nascosto, perché noi abbiamo bisogno della quella scintilla che ci dice: no, io voglio legarmi alla Kadosh Baruch Hu. È per questo che attraverso l'unione e l'avvicinamento del nostro col Tzadik, quando io parlo sempre del Rebbe, non è tanto perché attraverso l'avvicinamento con un Tzadik non riusciamo a grasp, cioè attaccarci alla Kadosh Baruch Hu, meglio, ci fa un pochino da intermediario. Vediamo nel volto del Tzadik qualcosa che noi di solito non possiamo vedere, ed è uno stimolo. Una scintilla di stimolo a fare la stessa cosa. E il Rebbe ci dice che nella nostra generazione, se nelle generazioni precedenti il passaggio da Benoni a Tzadik era praticamente molto, molto, molto difficile, se non impossibile, nella nostra generazione possiamo fare dei salti di qualità giganteschi. In poco tempo possiamo proprio fare il salto di qualità. Dehainu, itgalut elukut aliedet tzadikim ve'otot umoftim shebatorah. E quindi attraverso la Midat Rachamim Hashem ci ha dato
la caramellina in questo mondo. Cos'è la caramellina? Per farci risvegliare, farci vedere che c'è l'occulto, anche molto nascosto, ma c'è l'occulto in questo mondo, attraverso come si esprime questo attributo di rahamim, di misericordia in questo mondo, attraverso la rivelazione di elokut, di santità supernaturale che è emanata dai tzaddikim, e attraverso i segni e i miracoli che sono raccontati nella Torah. Vieni al ze amru bezoar, quindi questo è scritto nello Zoar, di Leila besitra di Kedusha ila it yemina veitz mala, de hainu chesed et vura. Quindi così come lo Zoar ci spiega che al di sopra di tutti i mondi, della creazione di tutti i mondi, c'è una forza di gvura e una forza di chesed. Ma siccome parliamo sempre di questo punto di emanazione, che è l'inizio di tutto, quindi il mondo della Zilut, le due cose coincidono. E dice, e lo Zohar ci spiega che è al di là del mondo di Briah, Yetzirah, Ve'asiah, quindi mondi di creazione sottostanti, quindi un livello superiore, quindi per noi molto è al di là del nostro intelletto, perché noi vediamo il bene e il male, la larghezza, la ristrettezza, sono due opposti. E invece a livello di creazione coincidono, perché nel momento proprio quando c'è un raggio di sole che esce dal sole, è un punto. E questo ce lo spiega lo Zohar. Quindi la destra e la sinistra. Quindi noi vorremmo pensare che Chesed e Gvurah sono in assoluta contrapposizione, famoso lo Yin e lo Yang, no? E invece no, invece vengono da un punto di creazione che dove si sovrappongono, ma per noi è al di là della comprensione umana. È per questo che, no, mi fermo qua, è troppo complesso. Peru shedeshtehen hen midot elokut lemala misecha nivraim ve'asagatam. E questo pasuk che lo Zohar riporta, che queste midot di Chesed e Gvurah sono midot di HaKadosh Baruch Hu, che sono al di là della comprensione intellettuale, me'al ha-sechel, al di là del sechel, dell'intelletto, anivraim, del creato. Quindi siccome noi siamo creato, non possiamo capire al 100% il creatore. Se qualcuno dicesse, beh, io non capisco questo HaKadosh Baruch Hu, meno male, perché sennò non sarebbe HaKadosh Baruch Hu. Quindi il creato non può cogliere il creatore per definizione. E non possiamo neanche coglierci, dice lo Zohar, il concetto appieno di Chesed e Gvurah a livello di Azilut, a livello di emanazione. Cioè proprio la creazione del mondo a livello di emanazione. È troppo alto per noi. Deihu vegarmohi chadolam Azilut. Perché questi due, perché Hashem e questi attributi sono uno nel mondo dell'emanazione. Non c'è differenza, è come se fosse una piramide, poi Hashem, poi tutto il mondo nei suoi dettagli. Piano piano si comincia ad esserci il creato. Ma in quel punto è un punto unico. E dice anche Moshe Rabbeinu, dice anche Moshe Rabbeinu, Asagat Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Benivuato, lo è tabola Matzlut. E quindi anche Moshe Rabbeinu, che noi diciamo Moshe Rabbeinu Eved Hashem, il più grande profeta di tutti i tempi, e anche la sua profezia non si estendeva al mondo dell'Azilut, per dire quanto è elevato. E Moshe Rabbeinu è salito su al Sinai, e Hashem dice che parlava panim al panim con Moshe Rabbeinu, però anche la sua nevuah non arriva a quel livello. Perché è al di là del creato. È come spiegare qualcosa che non è creata, è al di là del creato. Quindi non ha nessun tipo di forma e di limite. Quindi non possiamo coglierlo. Come faccio a dire ho preso una manciata d'aria, no? È impossibile dire ho preso una manciata d'aria. Quanto più un concetto di qualcosa che è al di là della creazione. E la aliede it la pshuto bo la mabria,
Quindi Moshe Rabbeinu, anche la sua nevuah era nel suo vestimento nel mondo della Beria. Quindi l'energia di HaKadosh Baruch Hu si deve vestire, cominciare a quanto più Hashem, tra virgolette, si tira indietro, fa zimzum, e quanto più dà spazio alla formazione di una delimitazione. È molto bello vedere in realtà anche, non so, in un feto, no? Quando si vedono c'è la cellula e pian piano piano si comincia a vedere che comincia a strutturarsi il corpo del bambino, del bebè nella pancia della mamma, no? Prima è tutto un po' un insieme, poi tac 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 comincia a prendere forma, comincia a prendere una sua dimensione. E tutto quello che c'è nel mondo, nella natura, la famosa madre natura, Elohim, è Mima, la creazione del mondo, Mima le Midot HaKadosh Baruch Hu. Quindi anche l'unico punto, no? Quindi un ovulo diventa un bambino, no? Allo stesso modo, anche la nevuah di Moshe Rabbeinu, che poi veniva detta, non era al di là del mondo della Briah, del mondo del creato, perché sennò non si può neanche spiegare, non si può neanche parlarne. E Vegam Gamzot lo bishtemidot elu chesedvura. Quindi noi sappiamo che i primi livelli dei vari mondi sono, cioè la parte intellettuale, cioè il triangolo intellettuale, che è Chabad, Chokma Binah Dat. E poi c'è il triangolo emozionale che è Chesed Tiferet Chesed Burai Tiferet, e poi c'è quello, diciamo, più di azione, più concreto, che è Netzach Od Yesod. Quindi anche la nevuah di Moshe Rabbeinu era più legata con la parte, chiamo così, più bassa delle Sfirot, la parte, diciamo, più concreta del mondo della Bria, perché è il primo mondo di creazione, no? Cioè, comincia a formarsi, questo bebè comincia a formarsi, ma non può ancora rimanere nella parte, diciamo, inattaccabile a livello umano, limitato. Dobbiamo già prendere la parte più definita, nello stesso mondo, ma la parte più definita. Quindi anche la nevuah di Moshe Rabbeinu era legata alla parte, diciamo, più concreta delle Midot nel primo mondo di creazione. Tutto questo, in realtà, cosa faccio della fisica spirituale? Ma è molto importante, a me invece ho messo un po' di anni a cominciare a immaginarmelo, no? Tutti questi mondi che si susseguono, e ci aiuta a capire meglio il fatto che anche quando vedo un tavolo, una luce e questo mondo materiale, è chiaro che non vedo automaticamente l'Okut, ma qualcosa che io ci devo, su cui ci devo lavorare. E se la Gmurah Zakeh non ce lo spiegasse, magari mi sentirei in deficit, che non riesco ad arrivare a determinati livelli. Invece ci sta dicendo che è assolutamente normale, perché noi siamo creati e c'è un creatore. Ed è bene che ci sia una distanza infinitamente infinita, perché così deve essere. Ma mi ha dato anche i compiti a casa, come legarmi alla HaKadosh Baruch Hu attraverso il mio mondo finito, il mondo finito che ci ha dato. E attraverso questo mondo finito io posso elevarlo a una luce spirituale estremamente elevata, che mi riconnette che riporta a HaKadosh Baruch Hu a poter essere, tra virgolette, senza zimzum. Facciamo il giro. Hashem si fa zimzum, si ritira per dare spazio a noi. E se noi facciamo la volontà di HaKadosh Baruch Hu in questo mondo, diamo spazio a HaKadosh Baruch Hu di essere quello che è, nella sua infinità. E questa è la famosa vulnerabilità di HaKadosh Baruch Hu, che dice: mi faccio piccolo, 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 mi faccio da parte, per vedere che Am Yisrael fa il suo lavoro nelle mitzvot e nella Torah, per l'itchaber, per riattaccarsi a HaKadosh Baruch Hu con la nostra volontà. Non perché ci è piovuto in testa, ma perché noi lo vogliamo, con tutte le difficoltà che incontriamo tutti i giorni, e dare quindi a HaKadosh Baruch Hu la possibilità di esprimersi nella sua infinità, grandiosa infinità. Quindi è un atto di amore da Hashem nei nostri confronti infinito, e noi, facendo le mitzvot e la Torah, ricambiamo con un atto di amore. E qua concludo, perché secondo me è la cosa più... È il sunto, per questo che noi
quando abbiamo, risvegliamo l'amore, la passione per la cosa sporca nel nostro cuore, ma non solo l'amore, ma anche il timore, perché servono tutte e due, non è altro che riconoscere l'infinito amore di Hashem che ha nei nostri confronti nel nascondersi. La famosa cosa che abbiamo detto prima, che quello che sembra il nostro nemico diventa il nostro miglior nemico. Cioè, Hashem si nasconde, dice, ma dov'è Hashem? No, perché non si rivela? Il fatto che Hashem si nasconde in realtà ci permette a noi di portare noi l'infinito in questo mondo, di fare la famosa di Rabba Tachtonim in questo mondo materiale. E noi arrediamo la casa per fare Shpar Hu, che via Hol Hashem si fa invitare. È tutto il suo, è tutto lui. Rashami ci dice, mettimi a posto la casa, invitami, fammi essere a mio agio. Cosa vuol dire che Hashem è a suo agio? Che non deve fare Tzimtzum. E come fa questo mondo a contenere Hashem senza Tzimtzum? Attraverso il nostro lavoro, attraverso la nostra ginnastica, che noi prendiamo questo mondo materiale attraverso il nostro sforzo personale, estendiamo la materialità in infinità. E quindi Hashem si può rivelare nella sua infinità. E questa è la luce che, se Dio vuole, scopriremo e goderemo nel tempo di Mashiach. Cinischele, Besorot Tovot, speriamo presto che la venuta di Mashiach adesso, Bisimcha, Betuv Levav, ognuno di noi abbia il merito di fare quella mitzvah che fa fare il jackpot. E come sempre, dedichiamo questo minuto che facciamo insieme all'Unishvat, la mia mora, Michal Bat Shmuel Chai, mia cugina Adina Bat Angela Rachel, David Forti Ben Yosef e Yitzhak Forti Ben Yosef, e con l'augurio di Refuah Shlemah a tutto Am Israele, tutti quelli che hanno bisogno di Refuah Shlemah spirituale, materiale, di poter allinearci con noi stessi, con chi veramente siamo, noi siamo Kodesh Koroshim, di poterci allineare a questa essere coscienti di questo e di vivere così. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, Simcha, Betuv Levav. Amen, amen.